Mamma mia, che partita, ragazzi! Stasera veramente tanta, tanta roba. Ma innanzitutto, buonasera. Intanto, viviamo questi minuti qua. Veramente, minuti intensissimi, ragazzi. Veramente, sono teso come un cane. Porca puttana, ultimi 4 minuti della gara, 3 e mezzo. Sul dischetto la Lazio, la spinta la palla del Milan. Ma ragazzi, è una partita comunque. Devo dire che, cioè, comunque combattuta, però. Sono un po' arrabbiato sui due gol, sono un po' incazzato perché non è possibile subire il secondo gol così. Cioè, va bene tutto, però ragazzi, comunque non ho nulla da dire a questi ragazzi, non ho nulla da dire a questi ragazzi. Tanto attenzione, attenzione all'azione del Milan con Calhanoglu sui tre quarti avversari. Attenzione, si sposta, la passa per Theo Hernandez. Theo Hernandez va in mezzo, dai dai dai, cazzo, sui tre quarti, mica, manca 3 minuti di recupero. Castiglieco. Dai, apertura su Calabria. Cross in mezzo. No, porca puttana, parata di Reina. Incredibile. È pazzesco quello che sta accadendo. Mamma mia. Comunque, ragazzi, stavo dicendo che da un lato non ho niente a che rimproverare questa squadra. Perché comunque fino adesso ho fatto davvero bene. Soltanto che però. Cioè, ragazzi, mi gira un po' le palle. Vi giuro, mi gira le palle. Cazzo, che voglio vincere questa partita di merda. Poi voi saprete come andrà a finire questa partita. Intanto vediamo gli ultimi 2 minuti. Poi dopo passeremo con le pagelle che li scriverò qua insieme a voi. Innanzitutto sono stati due cambi fino adesso. Castiglieco su Selemaker. Occhio, Theo Hernandez, dai. Madonna mia, che cazzo fa Theo Hernandez. Ma oggi è strepitoso. Oggi è da 9, ragazzi. Io oggi do 9 Theo Hernandez, ve lo dico già. Davvero tanta tanta roba. Che cazzo di giocatore è? Che giocatore è Theo Hernandez? Mamma mia, è un fenomeno, ragazzi. Più forte di tutti i terzini del mondo. Non me ne frega un cazzo. Intanto, occhio, entra Dalot. Dalot su Calabria, forse. Neto Maldini, Dalot. Allora, aspettate, devo scrivere i voti. Intanto mi arriva la notifica 3 a 2 Milan, 3 a 2 Milan, 3 a 2 Milan, 3 a 2 Milan. Forza, diavoluale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò. E non mi porta a sé, io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Sei il vaffanculo, sei Calabria. Calabria! Io dove cazzo sei Calabria? Mamma mia, aspettate un attimo, ragazzi. Intanto. Intanto. Mamma mia, ragazzi, che partita! Dai, dai! Manca pochi secondi. Fischia, cazzo! Che partita di merda, sofferta. 4 minuti. Ragazzi, questo video sarà un quarto d'ora lungo. Non lo so, 20 minuti. Ma ogni tanto concedetemi che devo veramente fare anche un video così lungo. Almeno prima di Natale. È finita invece. Mi manda che è finita la notifica. Attenzione, è finita, ragazzi. È finita. Fatemi sentire il fischio. Fammelo sentire. È finita, è finita, è finita. Cazzo, è finita. Succhia Mastrangelo, sei un coglione, me lo devi ciuciare. Mastrangelo, che mi stai sul cazzo, guarda. Sei unico, guarda. Interisti di solito sono anche simpatici alcuni, ogni tanto, Ci sono anche quelli simpatici. Però Mastrangelo è un grande. Guarda, ragazzi, non ne voglio parlare. Me lo devi. Te ne devi andare a cagare. A cagare, a cagare. Mamma mia, siamo primi per Natale. Siamo primi, io spacco tutto, ragazzi. Siamo primi, cazzo. Siamo primi per Natale, porca puttana. Siamo noi primi. Siamo primi, cazzo. Primi siamo. Porca
Porca puttana, ragazzi, che goduria, che goduria. Noi siamo noi i primi in campionato. Madonna, spacco, rompo tutto, cazzo, rompo su tutto oggi. Sto godendo come un cane, cazzo, siamo primi. E ditemi che questo è culo. Oh, ditemi che questo è culo, che vi spacco la faccia a tutti. Primo che mi scriva qua che questo è culo, io gli spacco la faccia. Perché non è possibile, ragazzi. Questo non è culo. Questo è lavoro di squadra, che è diverso. Mettetevelo bene in testa. Perché se 14, se siamo, aspettate, metto muto. Se intanto siamo in, ragazzi, sono passate 14 giornate, ben 14 giornate. Siamo primi in campionato a Natale, campioni d'inverno. Non è culo. E poi, vabbè, ragazzi, comunque c'è un campionato, so che il campionato è lungo, ma come dice Pioli, pensiamo una partita alla volta. Non fissiamoci di pensare a quella dopo, quell'altra, quella tra... No. No, ragazzi. Io da oggi comincerò a pensare così. Penso alla prossima partita e delle altre partite non vi parlo più, basta. Mi sono rotto il cazzo. Non vi parlo più di neanche dell'altra squadra, basta. Vi parlo soltanto di Milan. Basta. Qua bisogna parlare solo di Milan e della prossima partita. Fatemi domande soltanto sulla prossima partita. Intanto, mamma mia, aspettate un attimo. Mamma mia, ragazzi, che... E ragazzi, io vi dico, Çalhanoğlu, da parte mia, Çalhanoğlu, gli voglio fare un saluto caro se mi vedi questo video, e gli devo dire veramente che, cioè, gli devo ringraziare, lui lo sa bene perché cosa, perché è un carissimo giocatore, mi ha dato un'emozione unica prima di Natale, che non posso raccontarvela, però ovviamente se vede mio amico questo video, che me l'ha mandato un video molto speciale, mi ha fatto una sorpresa enorme, ragazzi... Non so, ma mi sto commuovendo soltanto, una roba, un saluto veramente fantastico, quindi ringrazio Hakan davvero, e se vede questo video, veramente oggi ti do anche un bellissimo voto, ti do un bel 9 oggi, non, ragazzi, davvero, Çalhanoğlu è una persona fantastica a livello umano, speciale, come penso tutto lo staff del Milan, quindi non si può soltanto che dire grazie a questi ragazzi, vi ringrazio a tutti, veramente siete fantastici, oggi Gigio Donnarumma. Gigio Donnarumma, volevo dare 6 e mezzo, ragazzi, però intanto vabbè, dai, diamo 6 e mezzo a Gigio. Però no, ragazzi, aspettate, no, 6 e mezzo col cazzo, gli do 7, scusate, 7, si merita il 7, ragazzi, ha giocato molto molto bene, ha fatto una parata pazzesca davvero sul rigore, però rimbalzo, vabbè, c'è stato il rimbalzo, poi secondo gol, insomma, lì Kalulu, insomma, l'ha perso l'avversario, però va bene lo stesso. Poi Calabria invece, ragazzi, ha giocato una partita che mi è piaciuto sempre. Quest'anno è davvero un terzino fortissimo. Mi viene a dire che gli do anche Calabria, gli do 7 questa volta, ragazzi. Kalulu 6 e mezzo. Kalulu 6 e mezzo, soltanto per il semplice gol subito, secondo gol, non mi è piaciuto quella cosa lì che ha perso Immobile, però non è da recriminare, io gli butto lì comunque un 6 e mezzo, ragazzi, che so che Kalulu si impegna davvero tanto ogni fottuta volta. Alessione Romagnoli, che oggi ha fatto una partita pazzesca, cioè oggi tutto quel che vuoi, ma capitano gli do 7 e mezzo oggi. Oggi davvero ha fatto una partita eccezionale, perché si merita questo voto davvero tanta tanta roba. E poi arriviamo a lui, a Teo Express, zio Teo, come gli dico io, lo zio Teo, che oggi, raga, oggi a zio Teo non mi volete dire un dovuto minchia di cazzo, perché ragazzi, oggi gli do un bel 10, sì, avete sentito bene, oggi al mio Teo, all'amato zio Teo, che lo perdoni Dio veramente, perché è stata una persona fantastica, davvero zio Teo, ma questo è un zio Teo che io lo adoro. 10 a zio Teo, tanta tanta roba, io lo adoro. Tonali, allora Tonali è davvero, ragazzi, voi lo sottovalutate questo ragazzo, io ve lo dico da tempo, c'è chi dice che non piace, posso accettare le idee di ognuno, vanno rispettate, però c'è anche a mettere che è un bravo giocatore, è un giocatore maturo, io l'ho visto che è davvero maturato tanto, e oggi non posso dire nulla, ma nulla, ripeto, nulla, che veramente fare i complimenti a questo ragazzo che si è impegnato davvero tanto. Si è impegnato davvero tanto e si è integrato molto bene, perché questa è maturazione. Quello che ha fatto te, scusatemi, anche Teo, però specialmente Tonali, è maturazione.
inserire, recuperare palloni così a centrocampo, inserire in spazi stretti, non è da tutti. 8, oggi do 8. 8, quindi ragazzi, sotto l'albero di Natale, la letterina più bella, la letterina più bella, intanto c'è il Milan che festeggia, c'è la squadra, ragazzi. Mamma mia, che bello, mamma mia, come siamo belli. Mamma mia. Mamma mia, come siamo belli. Mamma mia, che gioia, ragazzi. Vi giuro, una gioia enorme. Mamma mia, la faccia dei gufacci, veramente. Mamma mia. No, veramente pazzesco. Davvero pazzesco. Queste immagini sono troppo belle. Intanto, allora, Krunic mi è piaciuto. Ragazzi, oggi Krunic non posso dire nulla. Ha fatto di più del suo. Tanta, tanta roba. È stato bravo. Ha imparato comunque a giocare in un centrocampo a due, e oggi gli do 7. Eh sì, ragazzi, oggi gli do un voto particolare 7. Tanta roba, bravo Krunic. A Çalhanoğlu, allora ragazzi, con Çalhanoğlu c'è un rapporto particolare. Questo ve lo devo dire. Ho smesso di parlare male di lui perché a livello umano è una persona favolosa, ve lo assicuro. Diciamo, io penso che sia una persona molto a livello umano, una persona che comunque mi vuole bene, lo so per certo. Ma soprattutto io, vi ho già detto, gli do 9 oggi. 9, e non solo per il rigore fatto del gol, ma soprattutto per come ha giocato. Per una prestazione fantastica, favolosa. Tanta, tanta roba. Bravissimo, davvero. Sei stato stupendo. Continua così, Hakan, veramente. Continua così. Io non smetterò mai di dire e ringraziarti per come stai giocando. Veramente, io. Tutto quello che ho detto in tutti questi anni, ragazzi, poi sul rinnovo voi mi direte, vabbè, qua parlare male del rinnovo, ragazzi, lo so, però questo qua vuole rinnovare, questo vuole bene i tifosi del Milan, non solo lui, ma tutto il gruppo, lui e tutto il gruppo, quindi io penso che lui sta bene qua, io l'ho visto che sta bene qua e sono sicuro che rinnoverà questo maledetto contratto, non ho dubbi. Selemakers, oggi gli do 7,5, a parte che gli davo, anzi 7,5, ma quasi quasi lo trasformo in un bel 8, ragazzi. Oggi davvero splendido, splendido, splendido. Grazie davvero, veramente sei stato ha fatto delle giocate incredibili. Io non lo so. Selemaker, ragazzi, è stato bravissimo. Rebic, ragazzi, Rebic, qua di Rebic Leao, il discorso è semplice. Intanto Leao da un 7, ragazzi, perché vabbè, in fase conclusiva mi aspettavo di più, però in sostanza i suoi scarti, il suo contropiede l'ha fatto e passava palla. Questo mi è piaciuto davvero, ho apprezzato tantissimo da lui questo aspetto. A Rebic invece, ragazzi, Rebic, se lo sposti, ovvio che Rebic gioca meglio a sinistra, perché se tu lo sposti come prima punta, io questa cosa ripeterò sempre, Pioli che è prima punta, non lo devi più mettere, non ha che cazzo. Rebic, quante volte lo devo dire? Davvero non ha a che fare. Però c'ho tanto a che fare se lo metti prima punta, tanto per contenere un risultato, ragazzi. Per contenere un risultato che ormai già fatto non hai più obiettivo di segnare. Però di contenimento è bravo. Ma nel senso, comunque vada, oggi a questo giocatore, oggi penso di dargli 7,5. Davvero, vi dico, perché Rebic ha fatto oggi una partita eccezionale, 7,5. Cioè, intanto me li scrivo, ragazzi, perché poi dopo devo fare la media e farò la media del pagellone che ve le scriverò. Leao, ragazzi, Leao mi aspettavo che segnasse il gol, però va bene lo stesso, davvero. Però, anzi, è vero che poi ha segnato anche Rebic. Eh no, ragazzi, gli do 8 perché oggi se lo merita, dai. Cioè, oggi non posso negarlo che non si meriti l'8 perché davvero è stato oggi è stato imperioso. Certo che, ragazzi, è un giocatore che comunque si sta davvero impegnando tanto. Cioè, ma come tutti quanti stanno facendo un lavoro eccezionale, davvero bravi, ragazzi. Oggi 8. 8, cioè, non posso dirti niente. Le avevo già detto 7. Passiamo ai subentrati e a Mister Pioli. Dopo. Allora, dopo, innanzitutto, vabbè, a Castillejo, ragazzi, quel che ha giocato, gli do 6,5. 6,5 perché comunque lì in mezzo cercava sempre di inserirsi e la marcatura mi piace davvero tanto. Lui è migliorato su questo e sono contento che mi sta migliorando di giorno in giorno. A Hauge invece gli do anche lui un bel 6,5 perché comunque
ha provato lì di testa, ha fatto qualche cosina al suo ingresso, si è visto. Vabbè, Dalot e Maldini sei il classico, ragazzi, perché non è che l'abbiamo visto neanche giocare, ha fatto il gol Milan, poi dopo è subentrato. Però sono davvero contento perché abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto. Io sono pazzo, io sto impazzendo, ragazzi, un quarto d'ora di video, ma non me ne frega un cazzo. Non me ne frega, dovete aspettarmi qua, dovete ascoltarmi perché io sto godendo. Dobbiamo essere felici di questa squadra. E iscrivetevi anche al mio canale, ragazzi. Veramente vi dovete iscrivere, per favore, iscrivetevi al mio canale, fatemi una gioia per Natale. Voglio crescere, voglio fare le live con voi. Aiutatemi a crescere, ragazzi, veramente. Vi chiedo solo questo. E a Mister Pioli, ragazzi, per tutta questa stagione che ha fatto, per la vittoria di oggi, gli do 10. Oggi gli do 10 a questo Mister e a questo Milan. 10, 10 al Milan. E lo scrivo, qui lo firmo, qui lo scrivo, anche la squadra di 10. Brava squadra, bravissima, mamma mia. Io non potevo. No, guarda, ragazzi, mi ha fatto un regalo per Natale questo Milan che voi non avete idea. Io sono davvero orgoglioso di quello che ho visto questi 5 mesi, ma da quando è finito il lockdown. Vi ringrazio a tutti, veramente. Spero che passate belle feste, ragazzi. Siamo sempre con voi, non vi lasciamo mai, però sapete una cosa, questa sulle spalle, questa qui, io voglio tornare in questa qui, e quest'anno torneremo, l'anno prossimo, la prossima stagione saremo qua dentro anche noi, in questa competizione, in questa qua saremo, non vedo l'ora di giocare e magari di vincere anche questa, ragazzi, perché questa è la storia del Milan, una roba fantastica, ragazzi, io penso che stiamo vivendo un momento ideale. C'è da invidiare questa cosa, raga. C'è da invidiare perché siamo un gruppo che ormai non è dipendente di Ibra. Questa squadra si è dimostrata per l'ennesima volta ha smentito quelli che pensavano che siamo dipendenti di Ibra. Perché oggi abbiamo vinto, ma non essendo dipendenti di Ibra, ragazzi, perché tutto sommato non potete dirmi questo. Perché con la Lazio senza Ibra, se sei dipendente di Ibra, tu non vinci. Siamo primi con 34 punti, vedendo la classifica. L'Inter ha 33, però tutto sommato poi vabbè. Vabbè ragazzi, poi la Roma 27, ragazzi noi e l'Inter stiamo lottando davvero, ma soprattutto sono contento di vedere un derby scudetto, ragazzi io sono contento, faccio complimenti a tutte e due le squadre che stiamo andando alla grande, ma parlando di noi abbiamo dei giocatori determinati rispetto non solo all'Inter, se ci sono così determinati. Intanto c'è Theo Hernandez, vabbè che lo ascolto ragazzi, ci sentiamo domani con un prossimo video. Intanto, perché non c'è questo, porca puttana. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo domani. Intanto lasciate un commento, iscrivetevi al canale e sempre forza Milan.